Dunque, affrontare la legge di bilancio non è mai semplice, anche perché alcune delle scelte che sono in essa contenute segnano poi una sorta di bilancio su quello che si è fatto nell'anno precedente e dei punti fissi da stabilire per l'anno venturo. Allora, io vorrei iniziare da alcune considerazioni, sperando che in qualche modo servano anche per quello che, diciamo così, per indirizzare in qualche modo il dibattito che poi dovremo svolgere. Noi abbiamo detto, e credo che sia opportuno ripercorrere un attimo il metodo con cui la legge di bilancio di quest'anno è stata affrontata, che saremmo stati come maggioranza assolutamente disponibili al confronto con tutte le forze politiche presenti nel Consiglio Grande e Generale. L'abbiamo detto dando una prima illustrazione dei contenuti della finanziaria nella Commissione Bilancio e poi avviando quello che appunto doveva essere, e io spero che sarà, un proficuo confronto sul metodo, sulle proposte che vorranno venire da parte delle altre forze politiche. Per questo, ad esempio, ora il bilancio ovviamente ancora non si può tracciare, sono stati molto pochi gli interventi fino ad ora, però credo di avere un debito di riconoscenza nei confronti del consigliere Toni Margiotta, che poco tempo fa in una trasmissione televisiva ha manifestato ampia disponibilità a questo confronto ed anzi l'ha auspicato. Io voglio cogliere questa sua affermazione e spero che riusciremo a concretizzare dei buoni risultati. Il segretario Capicchioni ha descritto questa legge come sostenibile e realistica, ed io credo che lo sia. Questi sono due aggettivi importanti, perché chiaramente dimostrano che questa legge di bilancio non è un libro dei sogni e non è neanche probabilmente la miglior legge di bilancio possibile, ma è una legge di bilancio che fa i conti con la realtà nella quale ci troviamo. Uno dei primi punti che balza subito agli occhi e che avevamo peraltro indicato fin dall'inizio è la mancanza in esse di misure straordinarie o una tantum. Questo perché? Perché, e questo è il dato soprattutto più importante che vorrei analizzare per un attimo qua in aula, perché dovrebbero vedersi in quest'anno i risultati da un lato della riforma fiscale che è stata approvata e dall'altro della revisione della spesa. Su questo secondo punto tornerò fra breve, perché credo che meriti molte più importanti considerazioni. Allora, la riforma fiscale. Sapete quanta difficoltà è costata? E io credo che la riforma fiscale, e me ne accorgo ogni giorno di più, sia prevalentemente un cambiamento non solo economico, non solo sistematico, ma anche un cambiamento culturale, perché è uno di quei provvedimenti che va a toccare il modo stesso in cui i cittadini si rapportano con lo Stato, che, se ben fatta, può far saltare tutti i principi e tutti i modi di approcciare il rapporto fra cittadino e Stato in maniera diciamo così consociativa, in maniera settoriale, e fa invece sì che tutti possano concorrere secondo quanto è dovuto, è giusto ed è dovuto. Ecco, io credo che questo, l'avevo detto nella prima lettura, io credo che questo sarà uno dei banchi di prova dei mesi che vedremo, perché proprio perché dal gettito che questa riforma darà e dalle modalità con cui essa sarà applicata riusciremo a valutare la bontà della riforma stessa, la sostenibilità di essa e il contributo che potrà dare. Su quest'ultimo punto vorrei dire un'ultima cosa, ed è importante perché ovviamente nella legge di bilancio ci sono delle previsioni legate agli introiti che verranno da questa riforma. È chiaro che questa riforma dovrà essere monitorata. È chiaro che l'auspicio è quello che assolutamente non complichi i sistemi di contribuzione,
non aumenti la burocrazia necessaria, e su questo dobbiamo essere tutti assolutamente vigili, dobbiamo ascoltare le voci di chi fa presenti questi punti, ma assolutamente non può essere derogata, assolutamente non può essere derogata, deve essere applicata e deve essere messa alla prova. Poi una legge di bilancio ovviamente non si può prendere in considerazione se non si considera la realtà attuale nostra, del nostro Paese, e quella della realtà in cui siamo inseriti. Troppo spesso io sento parlare del nostro Paese senza renderci conto di dove stiamo. Allora, la realtà che ci circonda è una realtà difficilissima, lo sappiamo tutti, una realtà che è toccata da una gravissima crisi economica, e non possiamo fare finta che questo non sia. Non possiamo fare neppure finta che i rapporti della Repubblica di San Marino con chi ci è vicino siano stati floridi e non siano stati invece toccati da gravi difficoltà in passato. Dobbiamo tenerne presente, perché le opportunità che da oggi su questa via si stanno palesando, si sono già palesate e mostreranno i loro effetti in futuro, e qui parlo dei rapporti tanto con l'Italia quanto con l'Europa, possono essere e devono essere un'opportunità assolutamente da cogliere, ma un'opportunità che con realismo dobbiamo ammettere che oggi si può cogliere grazie al lavoro che è stato fatto, altrimenti non sarebbe stato possibile. Vengo così alla situazione della liquidità, e non solo della liquidità, perché noi in questa legge finanziaria andiamo sostanzialmente a dire e a manifestare l'intenzione di reperire dei fondi, da un lato appunto per la liquidità e dall'altro per lo sviluppo. Allora, sul discorso della liquidità dobbiamo essere molto chiari, io credo, molto molto chiari. In passato abbiamo fatto la scelta di intaccare la liquidità nel momento in cui stavamo trasformando il sistema San Marino. Ecco, oggi ci troviamo davanti alla necessità di reperire risorse finanziarie, e su questo voglio dire una cosa. Io credo che il reperimento di queste risorse finanziarie debba passare attraverso un rapporto del governo, dell'esecutivo, dello Stato, vorrei dire, che non sia un rapporto di sudditanza con chi queste linee di credito deve erogare. Questo è un fattore fondamentale che deve stabilire un rapporto appunto che lo Stato ha di assoluta dignità, perché non è possibile che quando lo Stato deve intervenire per portare aiuto a determinati settori lo faccia in maniera anche costosa e difficile talora, e poi quando la cosa è al contrario invece non si vedano le stesse disponibilità. Questo assolutamente non è tollerabile. E poi i soldi necessari per lo sviluppo. Il segretario Mularoni e anche altri segretari di Stato hanno elencato vari interventi che noi intendiamo realizzare. E qualcuno potrebbe dire: ma perché quest'anno? Perché solo quest'anno? Sono idee buone, mi è sembrato di sentire dire dai primi interventi anche dell'opposizione, sono idee buone, alcune forse addirittura naturali. E perché quest'anno? Ecco, su questo io una valutazione la vorrei fare. Perché quest'anno? Perché è possibile pensare ad un indebitamento per lo sviluppo quando si è dimostrato di saper fare qualcosa sul contenimento della spesa, altrimenti questa misura non sarebbe stata possibile. E allora, prima di parlare dello sviluppo, ritorno sul tema della revisione della spesa dal quale ero partito. Alleanza Popolare l'ha detto più volte che su questo tema si poteva fare di più e si doveva fare di più. Adesso siamo ad una prova importante, che sarà quella dell'adozione del fabbisogno, e io credo che questa sia una sfida che bisogna assolutamente affrontare con modalità nuove.
con modalità nuove e coraggiose. Questo sarà molto, molto importante, perché da questo poi dipenderanno anche le valutazioni che si faranno sul futuro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il fabbisogno deve essere la fotografia della pubblica amministrazione che vogliamo. Deve avere una visione prospettica, deve essere fatto attraverso l'analisi dei processi e con molto coraggio, come dicevo. Dobbiamo sapere che cosa vogliamo che ogni ufficio svolga e quali uffici svolgano quali mansioni. Vengo così al punto invece dello sviluppo, che io credo sia un punto assolutamente qualificante di questa legge di bilancio. Come avrete potuto apprezzare, il documento che è stato distribuito è un documento anch'esso realistico, un documento che parla di idee di sviluppo incentrate su vari settori. Io ne citerò alcuni cercando di contestualizzarli. Da un lato il polo museale, sul quale già il segretario Fiorini, oggi consigliere, aveva lavorato e sul quale ovviamente il segretario Mularoni sta ancora lavorando, facendo tesoro di che cosa? Delle discussioni, dei dibattiti che in questo Consiglio erano avvenuti. Ovviamente si lavorerà su un progetto che è un progetto differente, ridimensionato, proprio tenendo conto di quelle che erano state le linee emerse dalla discussione anche in questo Consiglio grande e generale. E su questo vorrei dire subito una cosa. Non si pensi, e nessuno voglia far passare l'idea, che queste proposte siano proposte indiscutibili o proposte che vengano calate dall'alto senza alcun tipo di confronto. Io spero che noi riusciremo ad uscire dalla discussione che facciamo anche sullo sviluppo con un ordine del giorno che tracci le linee principali di intervento e quindi che anche su questo punto si possa discutere. Credo anche che la discussione poi dovrà essere portata ben al di là dei limiti di quest'Aula. Sono scelte importanti, scelte strutturali che riguardano l'intero Paese e quindi io credo che il Governo e la maggioranza non avranno nessuna remora a confrontarsi con la cittadinanza in serate pubbliche di informazione per discutere insieme quali siano le soluzioni migliori. Ma quello che è importante è che venga espresso da questo dibattito un progetto, una visione futura che questa maggioranza sta esprimendo. Poi il polo scolastico. Il polo scolastico è un altro intervento molto molto importante, un intervento che libera alcuni edifici nel centro storico, edifici importanti, edifici che possono essere adibiti ad altro e che dà un luogo migliore dove studiare, un luogo più organico, un luogo più vivibile nel quale può essere possibile concentrare la scuola media, la scuola superiore e quindi dare maggiore organicità al settore scolastico. Anche questa, io ritengo di poter dire, è revisione della spesa, perché vuol dire limitare i trasporti, vuol dire limitare spese, vuol dire offrire comunque un luogo migliore per studiare. E poi i parcheggi, anche di questi abbiamo parlato, parcheggi che sono importanti perché come ha detto qualcuno prima di me, è necessario garantire sempre la massima agibilità al centro storico. E allora non si possono pensare interventi invasivi senza garantire una fruibilità, un'accessibilità delle strutture che poi si andranno a costruire. E quindi il parcheggio del centro storico in Piazzale Giangi e il parcheggio di Borgo Maggiore, come peraltro era già stato annunciato qualche mese fa dall'allora segretario Fiorini. Perché poi non dimentichiamoci, abbiamo già, e questo io credo che sia purtroppo una pecca ricorrente del nostro Paese, ma da tantissimo tempo e da tantissimi anni, abbiamo già un progetto che io ritengo buono sulla trasformazione dell'area dei parcheggi 6 e 7 che, ahimè,
è stato fatto un concorso di idee e poi è rimasto lì. Ecco, io credo che questi interventi che abbiamo delineato possano servire in futuro per arrivare anche ad un intervento di quel tipo invece. Poi le telecomunicazioni, questo è un altro snodo fondamentale per rendere competitivo il nostro paese, per rendere appetibili gli investimenti dall'estero e per renderlo vivibile e dal passo con quelli che sono i tempi. Anche su questo il segretario Mularoni ha preso degli impegni che io credo siano seri e credo che tutti li potremo verificare. Sono quelli sia della fibra ottica, sia di un intervento in tempi molto rapidi invece sulla telefonia mobile. E poi, sempre per fare un altro esempio relativo anch'esso alla revisione della spesa e per dimostrare che qualcosa in questo settore, nel settore degli affitti che lo Stato stipula con i privati, ha fatto bene, io credo, il segretario Mularoni a ricordare la delibera del 1° dicembre con la quale già sono state disdettate vari affitti e che quindi consentiranno un risparmio consistente dello Stato in questa fase e soprattutto, come è stato ricordato, tramite una diversa collocazione degli uffici pubblici, una collocazione più organica in quella che è stata definita l'area ex Forcellini, io credo potrà fornire l'opportunità per fare appunto una consistente revisione della spesa che si paleserà in interventi immediati ovviamente di investimento e di spesa, ma poi alla lunga in un grande e consistente risparmio. Io voglio ribadire che su questi interventi, quelli che abbiamo ricordato, dobbiamo tenere presenti due punti fondamentali. Il primo è che verranno fatti attraverso una legge di spesa e quindi quello sarà un altro momento per il confronto, un altro momento per una condivisione che io auspico, anche perché questi sono veramente interventi che vanno ad incidere sul territorio, sul volto del nostro Paese. E l'altro è che dovremo essere capaci di trovare il giusto equilibrio fra gli interventi e gli investimenti pubblici e quelli privati. Quando dico questo, lo dico sempre con alcuni timori, perché qual è il rischio? Il rischio è che se non si sceglie bene come calibrare queste due diverse possibilità, c'è il rischio di non riuscire ad ottenere il risultato, perché magari interventi che potrebbero essere fatti dallo Stato non vengono effettuati nella speranza di trovare invece investimenti privati, come dall'altro lato io credo sarebbe un errore affidarsi, ad esempio, ad un unico investitore estero privato. Dobbiamo trovare il giusto mezzo fra queste cose, questo è molto importante, ma certamente una cosa è ancora più importante: non possiamo permetterci di far rimanere le cose che abbiamo scritto, le cose che stiamo discutendo oggi, un libro dei sogni. Queste sono una cosa, io ne ho volute citare quattro proprio per essere veramente stringato e per cogliere nel segno, perché io sarei veramente contento se nell'ordine del giorno finale di questo dibattito uscissero queste come priorità, come obiettivi tangibili sui quali poi la discussione sarà il fatto compiuto, sarà la loro effettiva realizzazione oppure il fallimento della loro non realizzazione. Un'altra cosa che dobbiamo tenere presente, e vorrei citare quello che ha detto il segretario Valentini, sono le opportunità che ci saranno offerte dal rapporto con l'Unione Europea. Questa è un'altra cosa che noi dobbiamo tenere assolutamente presente, perché se è vero che è una legge di bilancio e anche una legge di indirizzo politico, io credo che questo non lo possiamo dimenticare. Siamo in una fase veramente cruciale, io credo che dovremo cercare di sforzarci di farlo capire anche alla popolazione, anche a tutte le associazioni di categoria, anche alle parti sociali, perché veramente questo è un momento cruciale nel quale una nuova collocazione nel panorama internazionale del nostro Paese può
può darci molte opportunità. Attenzione però, perché io dico che può darci molte opportunità, ma dobbiamo sempre stare veramente attenti a fare il passo che la nostra realtà ci consente di fare. E questo dobbiamo averlo tutti ben presenti. E invito quindi il governo a rammentarlo e a tenerlo ben presente. Concludo, eccellenze, dicendo che cosa? Ripetendo quello che ha detto il segretario alle finanze, io credo che questa sia una legge di bilancio sostenibile e realistica, alla quale forse è mancato un po' di coraggio per quello che riguarda la revisione della spesa, e io credo che se noi riusciremo ad implementarla, questo sarà un banco di prova veramente dirimente. Questo deve essere l'obiettivo. Noi dobbiamo saper dimostrare di realizzare un fabbisogno e una revisione delle strutture che sia al passo con le richieste che tutti i cittadini ci fanno. E allora dicevo, io spero che anche con questa legge di bilancio potremo dire, perché è contenuto in essa anche una clausola di salvaguardia che impegna a non spendere i soldi stanziati sui vari capitoli, o meglio a non spenderli immediatamente, ma con un vincolo di una percentuale, io credo che questa legge finanziaria possa essere un viatico per puntare al pareggio di bilancio il prima possibile, perché è veramente un obiettivo che non possiamo più permetterci di fallire. Grazie. Si ringrazia il consigliere Renzi.